Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché sono uscite delle novità abbastanza interessanti. Ovviamente si è parlato del nuovo calendario, ma soprattutto c'è stata una notifica in gioco che ci ha avvisato del update e delle nuove informazioni che verranno rilasciate all'interno del gioco, una nuova in generale schedule anche che avremo in prossimità dei nuovi eventi. Però quella che vedete adesso su schermo è praticamente una tabella, fondamentalmente una tabella ufficiale, letteralmente rilasciata sia su Twitter, ma fondamentalmente rilasciata appunto da Final Fantasy VII Ever Crisis in generale, che ci permette di dare un'occhiata a quelli che saranno addirittura i contenuti fino a inizio nuovo anno. Quindi avremo comunque la possibilità di avere una bella schedule già in testa, sia per quanto riguarda gli eventi e chissà possibilmente anche riguardante i banner che potrebbero uscire, anzi che sicuramente usciranno da qui fino a fine anno. Partiamo appunto con la storia. Ovviamente i capitoli di storia e quelli che vanno ad arricchire la narrazione di Ever Crisis vengono rilasciati sempre e comunque a inizio mese, almeno questa è stata la promessa che ci è stata fatta, quindi in teoria dovremmo aspettarci qualcosa per l'inizio del mese. Infatti verranno date delle nuove informazioni direttamente il 9 ottobre e molto probabilmente riferiranno queste notizie alla seconda season di First Soldier, dove anche già è stato anticipato, non in maniera ufficiale ma un po' così sotto banco, il fatto che il personaggio di Young Angel inizialmente sarà un personaggio guest e non un personaggio giocabile fin da subito. Quindi un po' come abbiamo avuto Sephiroth nella parte finale di storia di First Soldier, Sephiroth adulto intendo, e ovviamente anche per quanto riguarda Sephiroth adulto durante anche per esempio l'evento che abbiamo avuto in collaborazione con Final Fantasy VII Remake, se ci pensate bene, no? Quindi avremo Angel come appunto guest e non come featured character presente all'interno del gioco. Successivamente, a quanto pare, ritornerà il Pumpkin Fest, perché ovviamente essendo ottobre con, diciamo, concomitanza Halloween e quindi novembre, periodo dei morti, eccetera, eccetera, dovremmo appunto riottenere come evento il, diciamo, l'evento di Halloween, però in questa forma che probabilmente sarà diversa. Infatti, come notate, comunque il boss presenta in questo caso una reskin diversa e quindi sarà fondamentalmente un boss nuovo, magari con nuove meccaniche e sicuramente nuovi banner dove potremo pullare le nostre gemme, per chi ancora ce le ha, ovviamente. Avremo anche l'introduzione della Double Summon Shiver Ramu, che vi ricordo essere considerata come unica summon, un po' come Ifrit e Bahamut. Double Summon Shiver Ramu, che già solo al pensiero mi mette un po' i brividi, se devo essere sincero, anche perché Shiva ha quella meccanica di silence molto fastidiosa, dove la Bahamut Rod di Eris sarà sicuramente un toccasana per chi ce l'ha, per chi la possiede, mentre invece Ramu potrebbe essere un dito lì dove non batte il sole, per la questione del suo power up in attacco magico, della questione anche di dover ridurre la debolezza water. Quindi bisognerà vedere cosa inseriranno di loro meccaniche. Non credo che avranno le loro meccaniche full, quindi non credo che Ramu avrà praticamente tutti quei buff, tutti quei sigilli, tutte quelle robe, perché mi sembrerebbe abbastanza sconfortante come combattimento. E soprattutto Shiva, col fatto che mette fog, mette silence, mette tutto quello che è, potrebbe essere fastidioso. Cioè, un combattimento del genere già è fastidioso in 3 contro 1, figuriamoci in 3 contro 2, quindi speriamo bene. Successivamente abbiamo anche il brand update, dove praticamente molti, non so effettivamente cosa hanno capito, ma in realtà è molto semplice, ovvero avremo la possibilità di avere un quality of life dei brand, che già molti comunque stavano lamentando del fatto, ovvero poter utilizzare più brand alla volta e poi successivamente selezionare quello che ci interessa di più.
Quindi un po', per fare un esempio, se vi ricordate gli artefatti di Opera Omnia, no? Che praticamente si univano tutti quanti insieme e poi ne spuntavano diversi e si sceglievano quelli che si credevano migliori. Ecco, qui fondamentalmente faremo la stessa cosa, quindi ci sarà praticamente la possibilità di utilizzare più brand stone e poi scegliere la combinazione di passive che più ci aggrada. Successivamente ci spostiamo a novembre, dove avremo appunto il capitolo 5 addirittura di Crisis Core, come già stato anticipato, dato che la season di First Soldier è praticamente stata chiusa, quella che in teoria si vorrebbe andare a chiudere adesso è quella di Crisis Core. Final Fantasy VII potrebbe comunque volerci più tempo, anche perché essendo Final Fantasy VII il capitolo centrale si cerca di spalmare per più tempo, mentre invece Crisis Core, essendo comunque prequel o comunque essendo diciamo un capitolo parallelo, mettiamola così, alla storia principale di Final Fantasy VII, preferiscono chiuderlo più in fretta. Successivamente avremo un evento speciale che non ci è dato sapere qual è per il momento, non ho informazioni al riguardo, potrebbe essere qualsiasi cosa ma per il momento non sappiamo cos'è, e inoltre verrà aggiunta anche la stream expansion di Ifrit, quindi Ifrit verrà potenziato e anche lui raggiungerà il livello 10 per quanto riguarda appunto il suo attacco. Potenziamento ovviamente anche della summon, del tempo di ricarica e tutto quello che ovviamente aggrada le nostre evocazioni. Successivamente avremo la funzionalità update, quindi avremo un altro quality of life già a novembre di cui abbiamo parlato in realtà, perché ve lo accennai tempo addietro, ovvero il fatto che adesso le armi e il guild shop potranno essere più veloci da uppare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il guild shop, ovvero quello che si trova nel menu dello shop tramite guild, potrà essere svuotato con un click solo, quindi evitare di dover cliccare ogni volta i premi per poterli scambiare tramite i soldi. E il Weapon Enhancement Update è per l'appunto quello che vi anticipai tempo addietro, ovvero la possibilità di poter potenziare le armi con un click solo. Quindi non bisognerà più potenziare, sbloccare il livello, potenziare, sbloccare il livello, eccetera, eccetera. Ma tramite un semplice click potremo portare direttamente le armi al livello interessato. E questo è uno dei quality of life migliori che potessi chiedere all'interno del gioco. Ci sarebbe ancora quello degli overboost, magari mettere un pallino rispetto, cioè diverso rispetto a quello dell'upgrade dell'arma. Però su quello purtroppo non, mi sa che non sono stato accontentato, quindi per ora mi accontento di questo e va bene così. Successivamente il mese di dicembre avremo un nuovo rilascio di capitolo, però in questo caso dovrebbe essere di Final Fantasy VII, quindi non si parla ancora di seconda season, anche se io sono sicuro, abbastanza sicuro, che la seconda season di First Soldier verrà rilasciata attorno a gennaio. Anche se lì gennaio vedete Happy New Year, ma quello in realtà sarà l'evento di fine anno, più in realtà, come è stato l'anno scorso. Quindi secondo me per gennaio dell'anno nuovo avremo probabilmente già un capitolo nuovo della nuova season di First Soldier con tanto di Angel pullabile. Quindi secondo i miei calcoli, però vediamo se ci azzecco. Successivamente avremo il seasonal event, che è per l'appunto l'evento di Natale come lo abbiamo avuto praticamente l'anno scorso fondamentalmente, e poi invece la nuova summon di Titano. Nuova summon di Titano che arriva, quindi praticamente per questo fine anno avremo una summon al mese probabilmente, perché abbiamo la double summon Shiver Ramu, poi Ifrit con l'extension e successivamente Titano, quindi tre summon nel giro praticamente di 3 mesi, ottimo. E poi successivamente avremo la campagna di fine anno che sicuramente sarà come quella dell'anno scorso, ovvero con le free pool, con la possibilità appunto di avere diciamo qualche gemmina in più, qualche risorsina in più che ti vengono date tramite login, tramite le missioni, eccetera eccetera, quindi abbastanza easy. Bisognerà vedere se poi effettivamente parlando riusciremo ad eguagliare quella dell'anno scorso, o se causa appunto dell'anniversario che abbiamo avuto in questo momento magari avremo delle ricompense, non dico risicate, ma comunque inferiori rispetto all'anno scorso. Bisognerà vedere un po' come bilanceranno l'equazione. E poi invece gennaio lì appare Happy New Year, ma semplicemente appunto perché stiamo celebrando il nuovo anno e quindi gli auguri di nuovo anno, ma il calendario di gennaio è chiuso.
non si vede, ed è lì che secondo me probabilmente potrebbe esserci la sorpresa, anche perché i vestiti di riferimento di Cloud e di Sephiroth sono dell'anno scorso e sono del seasonal event dell'anno scorso, ovvero l'evento di Natale. Non credo che rimetteranno lo stesso evento così come hanno fatto quest'estate, perché anche quest'estate comunque sia hanno cambiato qualche cosina, hanno fatto uscire dei nuovi costumi, hanno fatto uscire delle nuove robe, quindi sono abbastanza sicuro che per questo fine anno avremo dei nuovi costumi, avremo dei nuovi dei nuovi personaggi potenziati, e quindi sono abbastanza fiducioso. Ovviamente io non ho risorse, quindi sicuramente tutto quello che arriverà qui non verrà pullato, ma né ora né mai, a meno di cose incredibili che mi lasceranno, non mi lasceranno scelta, ma lì poi lo vedremo. Ma questo effettivamente è il nostro calendario. Lo special event di novembre, nascosto tra virgolette anonimo, è quello che forse mi preoccupa di più, perché potrebbero mettere qualche cosa interessante proprio appositamente per baitarti a fine anno. Vediamo se è così, vedremo se è così. Comunque, questo è il nostro calendario fino a fine anno. Ovviamente per altre news, per altre informazioni più specifiche, usciranno dei video quando ce ne sarà occasione e quando ce ne sarà bisogno. Però per il momento avere una panoramica sicuramente aiuta, soprattutto per chi vuole risparmiare o per chi vuole iniziare già a farsi un calendario in testa, anche per come e dove pullare, direi che ci può stare. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e ci becchiamo alla prossima. Bye!